Allora, ragazzi, questa è la seconda parte della risposta alla domanda che avrete visto risposto ieri. Se credo agli UFO, io ho dato una risposta ieri parlando di un futuro dove avranno costruito sicuramente una macchina per viaggiare nel tempo e quindi verrebbero nella nostra epoca a vedere quello che succede. Quindi non sono viaggi a lunga distanza, ma solamente spostamenti nel tempo e spiegherebbe parecchie cose. Però c'è un'altra teoria che ora ve la volevo dire, la teoria degli universi paralleli. Potrebbe esserci vicino al nostro un altro universo parallelo a questo che convive col nostro. Sembra che la quantistica stia confermando queste teorie degli universi paralleli. In questo universo di cui vi sto parlando adesso potrebbero essere andate avanti nella tecnologia parecchio più di noi e avrebbero potuto costruire delle apparecchiature, dei dischi, dei macchinari per venire nel nostro universo a vedere quello che c'è e poi ritornare nel suo. Quindi niente viaggi intergalattici, viaggi di anni luce, ma solamente un passaggio da un universo all'altro, perché magari hanno scoperto come passare la membrana che divide i due universi, che sicuramente vivono su frequenze diverse, quindi sullo stesso piano possono esserci due universi, però oscillano in due frequenze diverse, quindi non si danno fastidio. È come praticamente in un solo filo elettrico farci passare tanti canali audio, ognuno in una frequenza diversa, passano tutti nello stesso filo, ma non si incontrano mai, non si danno fastidio e si possono separare all'arrivo. Quindi nello stesso universo, nello stesso spazio-tempo, potrebbero convivere più universi, quindi più copie del pianeta Terra con copie degli abitanti, che praticamente stanno nello stesso spazio, ma non si danno fastidio perché vivono e esistono in frequenze diverse l'una dall'altra. Se avessero trovato questo sistema, può darsi che riescano a venire qui da noi e a controllare un po' la situazione. Ecco perché queste apparizioni improvvise sfuggono ai radar, poi vanno via velocemente e spariscono del tutto. Bene, questa è la seconda teoria. Scusate, ma mi stava per venire uno sbadiglio. La seconda teoria degli UFO, che cosa ne penso sugli UFO? Quindi, dopo che avete visto la prima, guardatevi anche questa, che è la seconda parte. E poi avrei anche altre teorie, però per stasera basta così. Va bene, un abbraccio a tutti da Stefano del GRP e buonanotte. Ciao ciao.